Buongiorno, siamo nel mese di maggio-giugno, il periodo migliore per fare la potatura dei limoni, ma degli agrumi in generale, ricordandosi che la fase iniziale della potatura è con l'asportazione dei succhioni. La prima potatura è il taglio del succhione. I succhioni sono quei rami assurgenti ricchi di spine che vanno verso l'alto dritti senza nessun tipo di altro ramo. E il taglio va eseguito alla seconda gemma dal nodo. Questo è il nodo, è la parte iniziale del ramo, da dove si sviluppano anche gli altri rami adiacenti. Il taglio va eseguito alla seconda gemma, quindi una gemma, seconda gemma dietro. Il taglio va eseguito in maniera obliqua, ricordandosi di fare un taglio netto e preciso senza sciupare la pianta. La seconda operazione è tagliare i rami che si incrociano per non danneggiarli. Il taglio andrà fatto circa 10 cm nella parte più bassa del ramo vecchio. Terza operazione da fare è il taglio dei rami che vanno all'interno della pianta per facilitare l'arieggiatura e il ricirco d'aria all'interno della chioma. Il taglio si esegue nella parte vicina alla pianta in maniera netta. Quarta operazione da eseguire è la potatura di riforma, dove si andranno a eliminare tutti i rami giovani nella parte alta, in modo tale da stimolare la fruttificazione nella parte bassa e portare a compimento tutti i fiori dei vecchi rami. Quindi si elimineranno tutti i rami alla stessa altezza, effettuando un taglio netto ed obliquo. Abbiamo terminato la potatura di riforma, la prossima potatura sarà nel mese di settembre e sarà la potatura di allevamento.